Buongiorno dalla libreria Nuova Avventura Summer Edition. Siamo qui a due passi dal mare, il blu del mare, il blu del cielo e il bianco degli scogli, perché anche gli scogli a Carrara sono di marmo, per parlarvi di un libro che ha questi stessi colori. La libreria della Rue Charras di Cotier Adimi, che è un libro con una bellissima copertina, che è sospeso tra passato e presente, tra Europa e Africa, tra sogno e fallimento. È la storia di due uomini, una storia ambientata nel presente, Abdallah, che deve svuotare un fondo nel centro di Algeri, una storia ambientata nel passato, la storia del sogno di Edmond Charlot, che è stato un libraio, un editore, un sognatore, un traghettatore di parole nell'Algeri, capitale del dipartimento francese dell'Algeria. Un uomo che a 21-23 anni ha un grande sogno, che è quello di aprire una libreria, che è anche casa editrice, che è anche il luogo dove si prestano i libri, un luogo di cultura, e ve lo vado a leggere con le sue parole. Una specie, una libreria che venda libri, sia nuovi che usati, che faccia servizio di prestito e che non sia solo un negozio, ma anche un luogo di incontri e di letture. Una specie di luogo amicale, con in più una forte impronta mediterranea. Invitarvi ispettori e lettori di tutti i paesi del Mediterraneo, senza distinzione di lingua o religione, persone di qui, di questa terra, di questo mare, un baluardo contro gli algerianismi. Dobbiamo allargare gli orizzonti. Monsieur Charlot è un sognatore, perché nella Algeria degli anni 30 vuole aprire questa libreria che tutte queste cose, e ci riesce. È amico di Camus, diventa amico di Saint-Exupéry, ottiene i favori del vecchio Gide, che gli donano dei testi perché lui li pubblichi, li stampi. E nella parte in cui si parla della sua vita possiamo vedere, ed è una cosa bellissima, i problemi di un editore di 100 anni fa: scegliere la carta, scegliere il filo per rilegare, scegliere i colori, ma anche le lettere, i caratteri delle copertine. C'è nel giovane Charlot, che ha il cui slogan della libreria è giovani libri da giovani librai per giovani lettori, un amore, una passione artigianale. Al contempo questo libro narra anche la storia di Abdallah, che nel 2017 viene invitato a fare uno stage per svuotare questo bugigattolo che è stata la libreria, perché vi dicevo, questo romanzo si basa su due linee temporali parallele: tutta la vita di Edmond Charlot dal 1930 più o meno il 1961, e quella di Abdallah che svuota il fondo, perché Charlot ha questi grandi sogni, ha questi grandi contatti, ma viene schiacciato dalla storia. Prima c'è l'occupazione dell'Algeria da parte delle truppe d'occupazione etaniste, e vediamo come i problemi in tempo di guerra per un editore possono essere basilari, come trovare la carta e trovare l'inchiostro, provare a fare l'inchiostro con le bucce della frutta e della verdura, non va a finire bene. E poi viene schiacciato da due altri problemi, che è quella della grande concorrenza, ma anche quella della nascita del desiderio degli algerini di abbandonare la madrepatria francese o la odiata colonia francese e diventare indipendenti. E lui, un uomo che vuole unire le due sponde del Mediterraneo, si trova a essere inviso ai francesi, che lo considerano un traditore, ma si trova anche a essere inviso agli algerini, che non lo considerano uno dei loro. E infatti alla fine la casa editrice di Monsieur Charlot fallisce, ma fallisce anche la sua libreria, perché viene oggetto di vari attentati. E se nella parte che si parla di lui, l'autore, che è un algerino, Cotier Adimi, nato nel 1986, racconta, rielabora i suoi diari, al contempo ci fa anche scoprire cose che per noi italiani sicuramente sono dimenticate o semplicemente ignote, forse i francesi ne hanno un po' più memoria, i torti che lo Stato francese ha fatto ai cittadini dell'Algeria nel dopoguerra. E dalla vicenda di Abdallah, che va a svuotare invece questo fondo di 7 metri per 4 con un piccolo soppalco, abbiamo un'idea di come sia l'Algeri di adesso. C'è un Algeri che ha paura di quello che sta per succedere. Lui lo dice dal 1961, dall'inizio della guerra
civile francese, le nostre strade non hanno mai smesso di essere bagnate nel sangue. Da allora in lontananza sentiamo il rumore delle esplosioni. È una storia di libri, di grande amore per i libri, quelli di Charlot, di indifferenza per i libri, quelli di un giovane ragazzo cresciuto nelle banlieue, credo, che è Abdallah, che tutti e due hanno dei sogni, più o meno intellettuali, ma comunque dei sogni e delle passioni che si scontrano con la realtà grigia, con la realtà violenta. Leggere La libreria della Rue Charras di Tothée Adimi, edito da Lorme Editore, che nella loro collana Creutzwil ci fanno scoprire la letteratura non di nicchia, ma più elaborata, più intelligente, più ficcante del mondo francese e del mondo tedesco, serve anche ad espandere un po' i nostri orizzonti. Qui nella vicenda di Charlot si parla sì di Gide, di Saint-Exupéry, di Camus, ma di tutto il mondo culturale francese tra gli anni 30 e degli anni 50. Nella vicenda raccontata da Abdallah c'è questo sguardo che per noi italiani è nuovo sull'Algeria del passato e del presente. È ancora una volta un testo che espande i nostri orizzonti e secondo me per questo è interessante da leggere per tutti. Magari ci potranno sfuggire le beghe tra gli intellettuali francesi del dopoguerra, quello certamente no, ma almeno la passione di Charlot per i suoi libri come oggetti fisici, una passione veramente d'artigiano e uno sguardo sull'Algeria di oggi, è qualcosa di cui possiamo avere bisogno per scoprire un po' il mondo che ci sta accanto. Questa era La libreria della Rue Charlat di Tothée Adimi, edito da Lorme Editore. Questa è La libreria Nuova Avventura on the Beach, Summer Edition. Grazie di averci ascoltato, a presto, ciao!